Radio Potus, un programma sulle elezioni presidenziali americane 2020, trasmesso da Radio Roma Futura, prodotto da Proposita e condotto da Alessia Gasparini e da Eric Gatt. Bentornati amici di Radio Potus, da Eric Gadd e Alessia Gasparini. Per iniziare la puntata subito un po' di musica con High Hopes di Panic at the Disco. Elettorale. Bentornati amici di Radio Potus. Avete ascoltato High Hopes dei Panic at the Disco, un brano del 2018. E adesso il nostro primo ospite della puntata, che passiamo il casello, la dogana di Lugano, esatto. Con il nostro primo ospite. E anche l'oceano. Esatto, visto che è Max Massimiliano Herber, della corrispondente da Washington per la radio televisione svizzera. Ciao Massimiliano e grazie per aver accettato l'invito. Beh, grazie per avermi invitato. Allora Massimiliano, prima di iniziare con le domande, facciamo ascoltare un breve audio di stanotte, la parte in cui Elizabeth Warren ha uno scambio con diciamo il moderatore, che le fa notare che potrebbe essere la presidente vecchia di sempre. Quella è stata una delle frasi della notte. Adesso la ascoltiamo e poi la commentiamo. Senator Warren, you would be the oldest
president ever inaugurated. I'd like you to weigh in as well. I'd also be the youngest woman ever inaugurated. La Warren ci risponde che sì, potrebbe essere il presidente più vecchio, ma anche la donna più giovane mai arrivata alla Casa Bianca. Quindi Massimiliano, partiamo proprio dal dem debate della Loyola Marymount University di Los Angeles. Dici un po' le tue impressioni. Beh, allora, la frase che ha fatto sentire è secondo me uno dei due momenti in cui tutti hanno sorriso e i candidati sono riusciti a strappare perlomeno una risata. L'altra è stata quando alla fine Biden ha chiesto a Sanders di non agitare il braccio. No? E Sanders ha risposto: volevo vedere se risveglia praticamente. Comunque, è stato il primo dibattito, secondo me, il primo reale dibattito. Probabilmente perché c'erano soltanto 7 candidati. I tempi di parola si sono allungati, ci sono stati dei confronti un po' più accesi. Io pensavo, quando mi ha detto facciamo sentire una frase di Elizabeth Warren, pensavo che fosse riferita alle famigerate, a questo punto, cantine della Napa Valley. Perché lo scambio con... Sì. Parlacene tu della cantina della Napa Valley, va? Come? Parlacene tu, dico, della cantina della Napa Valley. Perché, dico, è stato un dibattito molto interessante, ci sono degli scambi accesi, uno dei più accesi, quello che ha voluto un po' sancire, uno degli aspetti secondo me fondamentali di questo dibattito è che definitivamente il candidato più attaccato è stato Pete Buttigieg, il sindaco di South Bend dell'Indiana, il giovane candidato, il più giovane candidato, che sta andando molto bene in Iowa e in New Hampshire, è stato attaccato un po' da tutti e soprattutto da Elizabeth Warren, che ha messo in discussione la sua raccolta di fondi. Allora, Buttigieg ha già questa macchia, se vogliamo, di fronte all'elettorato democratico, che ha un passato da McKinsey, questa società di consulenze che non è molto ben vista negli Stati Uniti. E la settimana scorsa ha tenuto un incontro, una raccolta di fondi in California, che si è tenuta in una ricchissima cantina della Napa Valley. Si parla di bottiglie da $900, per intenderci, dove ha incontrato possibili finanziatori della sua campagna elettorale. E molto direttamente Elizabeth Warren ha rimproverato Buttigieg di raccogliere fondi a ricchi milionari, a cui poi, in caso di elezione, dovrà rendere conto e magari anche favorire. Un colpo di lei sotto la cintura, al quale, bisogna ammettere, Buttigieg ha risposto a tono. Ha risposto a tono perché naturalmente ha ricordato che per essere presidente bisogna fare una campagna, ci vogliono soldi. La cosa più importante è sconfiggere Trump. E poi ha incassato, secondo me, un bel punto quando ha detto: comunque, su questo palco sono l'unico, stando alle classifiche di Forbes, a non essere né milionario né miliardario. E che, guardando l'elettorato democratico, mi pare che sia un punto a suo favore. Poi c'è da dire che in tutti questi dibattiti figura sempre come un po' troppo moderato, forse. Un po' troppo moderato. Ma quello di ieri sera, secondo me, è stato un dibattito importante per lui, perché ha attestato che fa parte oramai dei 4 favoriti. Non ci sono più soltanto Biden, Warren e Sanders, ma c'è anche lui. E questo, secondo me, è un aspetto nuovo. Tra l'altro... Sanders ha preso proprio le parti, no, di Buttigieg, quando, proprio sulla questione dei miliardari, dei finanziamenti miliardari, diciamo, quando ha un po' messo in mezzo anche Biden e la Warren in questo discorso, no? Quando gli ha detto a Biden: vabbè, tu ne prendi molti di più di finanziamenti miliardari. Ma questo discorso è molto interessante, ma è perché è lo stesso, perché nello scambio che state seguendo anche voi di Radio Podcast avete capito che all'interno del Partito Democratico c'è questo confronto fra moderati e radicali, nel quale si è inserito nelle scorse settimane a due riprese anche l'ex presidente Barack Obama, parlando del rischio di essere eccessivamente puri nei propri ideali, mentre nella politica sono necessarie fare delle concessioni, no? Bisogna sporcarsi un po' le mani a volte. E questo, l'episodio appunto del finanziamento della campagna, al di là degli aspetti più o meno oscuri di chi stia dietro i singoli candidati, però l'evento di Buttigieg era quasi pubblicizzato, quindi non era particolarmente oscuro, al limite era inopportuno per alcuni esponenti del Partito Democratico. Ecco, questo aspetto qui ha mostrato come questo dibattito sulla purezza degli ideali, no? Su una
corrente più idealistica, più radicale all'interno dei democratici, sia molto presente. E la risposta di Buttigieg è anche il fatto che Sanders abbia riconosciuto la bontà del suo intento, fondamentalmente dimostra che sono attenti a quello che aveva indicato Barack Obama 2 settimane fa. Certo, e a proposito di purezza, mi viene da pensare che in questi giorni l'altro tema caldo è quello dell'impeachment a Donald Trump, che ha anche aperto il Dem debate. Che aria si respira negli Stati Uniti su questo? Allora, prima premessa che ho imparato arrivando negli Stati Uniti, quando si chiede a un giornalista che aria si respira negli Stati Uniti, bisogna sapere dove vive. Ok. Giustamente. Perché qui ci sono due realtà. Io vivo a Washington, come dicono qui, dentro la circonvallazione, dentro la Beltway, no? E quindi vivo in una specie di bolla fatta di politica, 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 e vista attraverso le lenti del giornalismo. Qui a Washington evidentemente non si è parlato altro di impeachment. Se si esce dal distretto, se si abbandona la East Coast, si respira tutta un'altra aria. È chiaro, questi sono giorni dove i titoli, l'avete visti, si è scritta una pagina storica, ed è una pagina storica, perché indipendentemente dall'esito del processo sappiamo che l'impeachment rimarrà. Però è anche vero che al di fuori del mondo giornalistico e politico e politicizzato, molta gente non ne può più dell'impeachment. Quello che ho detto ieri in trasmissione al telegiornale è che in fondo lo dimostra l'indice di gradimento di Trump e il sondaggio uscito l'altro ieri da parte del Wall Street Journal e dell'NBC. L'America è spaccata, ma soprattutto l'America in 4 mesi non ha mai cambiato idea sull'impeachment. Tutte le indagini, tutte le testimonianze che abbiamo sentito, tutte le rivelazioni che sono state scoperte, non hanno cambiato l'idea del cittadino americano. C'è chi ritiene che Trump si sia comportato in modo vergognoso e debba essere rimosso, e c'è chi invece ritiene che sia semplicemente un tentativo di nascondere i successi di questa presidenza, perché l'economia va bene, come ripete ad ogni che sospinto il presidente, perché i lavori sono aumentati e perché sono 3 anni che fondamentalmente i democratici cercano di intralciare, o comunque fare, non intralciare la parola giusta, cercano di comunque di capire queste modalità di lavoro del presidente, dal Russia Gate all'Ukraine Gate, che sono a dir poco una novità a questo livello. Eh sì, anche perché il presidente Trump non solo ha sconvolto la politica nazionale statunitense, ma anche quella, soprattutto quella mondiale, perché comunque è un nuovo tipo di modo di fare politica. Vabbè, lui ha distrutto tutto quello che era l'approccio multilaterale. Ha distrutto l'approccio multilaterale, ha abbandonato quella che era la classica via diplomatica. Abbiamo visto la guerra dei dazi, cioè la sua campagna dei dazi nei confronti della Cina, nei confronti del Sud America, nei confronti dell'Europa. Se conosce soltanto questo modo di rapportarsi, no? Lo fa in modo muscolare, lo fa in nome di questo America First. Non sempre la guerra dei dazi ha portato frutti, perché comunque il mondo dell'agricoltura ha subito ingenti perdite dal braccio di ferro con la Cina, per intenderci, però molta gente, specie nel Midwest, dice finalmente qualcuno ha osato dire ai cinesi quello che non va. Per troppo tempo abbiamo cercato di porgere l'altra guancia, cercare delle soluzioni condivise senza riuscirci. Questo politicamente indubbiamente per lui sarà una tu elettorale in vista dell'anno prossimo, lo è già. E poi ha una capacità comunicativa che dall'interno, stando in America, è incredibile, perché condiziona tutto. Dal mattino quando si sveglia inizia a flippare, fino alla sera lui determina letteralmente l'agenda di tutta la politica americana e non solo della politica. Sì, infatti. La terza domanda che ti volevamo fare, in parte ne hai risposto, però comunque la riprendiamo, perché comunque te ci avevi detto a microfoni spenti per messaggio che sei arrivato negli Stati Uniti
ad agosto, se non sbaglio. E poi poche settimane fa sei stato in Iowa a seguire il tour di Joe Biden e anche visitato delle fabbriche, delle aziende in crisi. Quindi qual è la situazione che vedi?